Iniziamo dal desiderio della posa della prima pietra da parte del direttore che ha espresso in conferenza. Per me sarebbe la soddisfazione più grossa di una vita dedicata alla sanità teramana, quindi lavoreremo in tempi molto stretti per portare uno studio di fattibilità in discussione sul tavolo del Dipartimento Sanità e sul tavolo del Presidente Marsiglio. Senta, gli investimenti però, quali sono gli investimenti? Tanto abbiamo i soldi che avevamo da parte che arrivano da lontano, quelli li abbiamo? Quelli abbiamo confermati, in parte sono stati quasi tutti confermati. 120 però, milioni? 120 milioni, adesso sono 120, sì, penso. Però su questo è relativo, perché il Presidente Marsiglio si è impegnato e ci ha dato ampio mandato di fare un ospedale nuovo con tutti i crismi che deve avere, senza tener conto delle necessità economiche che possiamo andare oltre gli stanziamenti già stabiliti, quindi ci muoveremo in questo senso. Oramai io non posso sbilanciarmi, ma dai 180 ai 200 milioni ci vogliono, tenendo conto anche di tutte le attività che la dismissione e l'apertura di un ospedale possa comportare, le spese che ci vorranno per entrare in pieno funzionamento di un nuovo ospedale. È stata presentata un'idea di progetto questa mattina, il lotto 1, il lotto 2, che fine faranno? Faranno il lotto 1, il lotto 2 faranno parte integrante di tutto il progetto riorganizzativo insieme alla parte storica dell'ospedale del terzo lotto, e quindi tutte le strutture entreranno a far parte della nuova rete ospedaliera di Teramo in maniera tale che si riesca a coprire tutte le esigenze sanitarie del territorio. Per spiegare meglio, questa struttura che vediamo alle sue spalle, che è un'idea, si deve ancora fare lo studio di fattibilità, molto bella esteticamente, dove sarà ubicata? Sarà la struttura, il secondo lotto, la pinetta? No, no, noi non abbatteremo nulla, andremo a realizzare la struttura tra il secondo lotto e il terzo lotto, tra l'ex sanatorio. Non è un quarto lotto, questo è un nuovo ospedale. Il quarto lotto non è che andremo a fare un ospedale funzionante pienamente, una struttura a sé stante funziona pienamente, però alcuni servizi li andremo a integrare visto che ci sono gli spazi, cerchiamo di utilizzare in questo contesto anche le altre strutture dell'ospedale, come questa palazzina ad esempio, si pensa di dedicarla a tutta la direzione strategica, a tutta la parte amministrativa, il supporto amministrativo ospedaliero. Ecco.